RAI. Il servizio pubblico ha un ruolo essenziale nella digitalizzazione del paese e nella diffusione delle competenze digitali. Il mercato radiotelevisivo ha conosciuto negli ultimi anni una rivoluzione copernicana. La fruizione dei contenuti audiovisivi passa sempre più attraverso la connessione a internet e l'utilizzo della banda larga, con il palinsesto che cede il passo alla personalizzazione dei contenuti. Non esiste più il pubblico, ma una varietà di pubblici che, a seconda delle esigenze, utilizzano diversi media che costruiscono il proprio palinsesto. È come se si stessero cristallizzando due universi di pubblico, coloro che possono permettersi l'accesso a quei contenuti e coloro che al contrario devono accontentarsi della programmazione generalista. Un divario anche generazionale che pone un problema di uguaglianza e universalità nell'accesso ai contenuti di qualità. In un mercato che evolve in questa direzione, il dovere del servizio pubblico è di adoperarsi per colmare questo divario puntando con decisione su contenuti di qualità e dal respiro internazionale, sperimentando formati e linguaggi nuovi, avviando progetti innovativi, coerenti con il nuovo ecosistema dei media e promuovendo infine l'alfabetizzazione digitale. Come Ministero dello Sviluppo Economico metteremo in campo tutte le misure necessarie ad assicurare il rispetto del contratto di servizio, istituendo in particolare la Commissione paritetica MISE-RAI, cui sono attribuiti compiti di vigilanza sugli obblighi contrattuali, la Commissione paritetica MISE-RAI, chiamata ad elaborare le linee guida operative che dovranno ispirare le intese con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, che la RAI deve definire come riferimento alla durata e ambito dei diritti di sfruttamento radiofonico, televisivo e multimediale. Il Comitato di confronto MISE-RAI competente in materia di programmazione sociale.